Bergamo, città d'Europa, secondo Stendhal la più bella città al mondo, dal Paleolitico ai giorni nostri. Il civico museo archeologico in Città Alta racconta la sua storia e gli scavi in Piazza Vecchia hanno rivelato una prestigiosa Bergamo romana. Città Alta, piazza della Cittadella. Sotto il portico, accanto al Museo di Scienze Naturali Enrico Caffi, troviamo il civico museo archeologico della città di Bergamo. Il museo archeologico rappresenta un punto di riferimento e una testimonianza per la storia, la cultura, le tradizioni bergamasche. Ci guida Stefania Casini, direttore del Civico Museo Archeologico della città di Bergamo. Dottoressa Casini, qual è l'importanza, il ruolo dei musei civici e di questo museo civico in particolare? L'importanza di questo museo civico è che qui si raccolgono le testimonianze archeologiche della città di Bergamo e del suo territorio, quindi è il luogo della memoria storica più antica e qui sono conservati quei reperti che sono la documentazione diretta delle civiltà del passato che hanno vissuto qui e che hanno fatto la storia di questo territorio e della città. E partiamo da alcune tra le testimonianze più antiche che avete raccolto ed esposto. Sì, tra le testimonianze più antiche abbiamo queste asce in pietra levigata che sono state trovate a Mozzanica in una palude attualmente prosciugata e che forse erano state dedicate alla divinità. E mi soffermerei su queste asce per dire come stiamo cercando di rendere leggibili i reperti del museo, perché l'archeologia è fatta spesso di frammenti o di parti di oggetto che erano più complessi, cioè di oggetti che erano più complessi nell'antichità, e quindi noi, per esempio per queste asce, che in effetti non sono particolarmente comprensibili, proponiamo una ricostruzione di come doveva essere originariamente, dall'ascia di pietra a quella di metallo, quando appunto nell'età del rame viene introdotto il nuovo metallo, che è appunto il rame, e poi il passaggio all'età del bronzo, no? Che è una lega rame e stagno, e quindi c'è un progresso tecnologico che va verso una maggiore funzionalità e quindi si passa dalle primissime asce piatte di rame, poco funzionali in realtà, a quelle di bronzo sempre più perfezionate anche nel modo in cui erano inserite nell'immanicatura. Dalla comparsa dei metalli, i primi oggetti che sono stati realizzati, arriviamo a questo punto del percorso. Quale punto? Allora, qui siamo nell'età del ferro e territorio bergamasco abitato da una popolazione di origine celtica. E sono le tombe a cremazione della necropoli di Brembate Sotto che danno un bel quadro di questa popolazione. E, particolarmente significativa secondo me è una spada in ferro che viene dalla necropoli, che ha un'impugnatura conformata a figura umana, che è un oggetto che si trova in tutta Europa, però è molto raro. E questo oggetto è probabilmente uno dei primi della serie, cioè queste spade così particolari che si trovano appunto in ambiente celtico fino all'arrivo dei romani, ha come punto di partenza la nostra spada. E arriviamo così alla Bergamo romana che viene raccontata
questo museo in due sale. Si comincia con la sala del lapidario. Che cosa significavano, che cosa rappresentavano queste lapidi, dove venivano posizionate, qual era la loro funzione? Le lapidi raccolte in questa sala vengono tutte dal territorio e appartengono, come giustamente detto, all'età romana. Queste lapidi erano segnacoli funerari, cioè di tombe che potevano essere lastre semplici oppure monumenti complessi in cui erano inserite queste iscrizioni. Nella sala ci sono però anche delle aree, aree votive, quindi dedicate alla divinità, che recano pure queste delle iscrizioni.